Perché dal punto di vista del consumo vero e proprio, per consumare quello che consuma un occidentale, servono 1100 ruandesi, 1100, che quando ero piccolo mi dicevo non ti preoccupare perché fra 15 anni l'Africa avrà raggiunto i nostri livelli di consumo. Mo tengo 50 anni, ancora mi dicono non ti preoccupare perché fra 15 anni l'Africa, tutto fra 15 anni, oggi non succede niente, ma fra 15 anni succedono un sacco di cose. E questa è la misura della nostra ipocrisia, perché non è tecnicamente possibile, basta guardare l'equazione di Erich e Holdren, no, no, I è uguale a P per C per T. So che state preoccupati, lo so, lo so, lo so, ma si può capire, perché l'ho capita io, vuol dire che la può capire chiunque nell'universo sta cosa. I è impatto, P è popolazione, C è consumo medio pro capite, T è tecnologia. Cioè all'aumentare della popolazione, del numero degli abitanti, si parla del pianeta, all'aumentare del consumo medio di ognuno di questi, all'aumentare della tecnologia, l'impatto aumenta in maniera esponenziale. L'impatto è la capacità che ha il nostro pianeta di fornirci le cose che noi gli chiediamo, no? Vi faccio un esempio. Allora, se il pianeta fosse un grosso secchio pieno di gelato e la popolazione del pianeta fossero 100 bambini armati di cucchiaino, 7 di questi bambini farebbero 1100 cucchiaiate, no? Gli altri 93 una cucchiaiata solamente. Usicchio se mantiene, no? Se tutti e 100 bambini facessero 1100 cucchiaiate, il secchio scenderebbe rapidamente, no? Tant'è che i 7 bambini iniziali si ingazzano, no? C'è anche una famosa canzone che dice: quando i bambini fanno oh! Tu stai mangiando col cucchiaino tutto gelato, figlia e bocchina, si ingazzano, no? Se poi aumentiamo la tecnologia, ovvero a ogni bambino gli forniamo un cucchiaio tanto, 1100 cucchiaiate con un cucchiaio tanto, il secchio dura una settimana. Questa sarebbe la durata reale del nostro pianeta se tutto il mondo consumasse mediamente quanto consuma un occidentale. Allora qual è l'interesse di quei 7 bambini? Che gli altri 93 continuano a fare una cucchiaiata solamente con cucchiarina piccola. Questo è veramente proprio l'interesse vero. Glielo bucano il cucchiaio, così ho gelato e scola per sotto, questo è il vero interesse. Ma per continuare, come dire, a mantenere questi standard e questi ritmi di vita, abbiamo una sola possibilità, tirare il dado e capitare nella casella 17, che è la casella del mercato, che è quella cosa che attraverso le sue regole, le sue leggi, ci dà la possibilità di poter continuare ad avere tutti questi privilegi rispetto a un'altra grandissima parte della popolazione del mondo. Possiamo continuare a farlo, ma se vogliamo continuare a farlo dobbiamo cambiare un po' il regolamento, perché se no le cose non tornano, diciamo. Io ho preparato un dépliant, adesso l'ho stampato in 30 milioni di copie e lo mando a tutti gli italiani, perché da noi in Italia funziona così: uno pensa una strunzata e poi manda tutto quanto per posta. È una tecnica che abbiamo noi in Italia. Rivediamo il regolamento, un pezzetto alla volta, ma lo dobbiamo rivedere. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Vediamo di chi si tratta. Oh, basta mettersi d'accordo sulle cose, questa è la nostra nuova divinità. Per cui di fronte alla nuova divinità tutti in piedi e cantiamo tutti insieme, alleluia, alleluia, via tutti in piedi, anche sopra tutti in piedi, sotto tutti in piedi e sopra tutti quanti insieme, tutti in piedi a cantare, tutti in piedi, ma niente, state assittati, non vi preoccupate. Ci sono già i primi santi, Berlusconi è già stato fatto santo col nome di Sanguisuga, pensa che cosa straordinaria. Ricordati di santificare le ferie tutti gli anni, una settimana in pellegrinaggio sulla Salerno Reggio Calabria, tutti in fila a recitare le litanie, una settimana di bestemmie ininterrotte, una cosa fantastica. Si possono fare i fioretti, si può abbandonare il cane sull'autostrada con l'unico risultato che il cane arriva in albergo 4 giorni prima di te, ma si può fare, eh? Si può. Cristo si è fermato a Eboli perché non è mai riuscito ad arrivare a Crotone, mica però. Non rubare, ognuno per sé, Dio per tutti. E se volete rubare, senza esagerare, perché c'è gente che ha studiato per poterlo fare in maniera professionale, c'è chi è morto, pensi, ci sono ancora le reliquie, il ricordo dei martiri banchieri, guarda là, la Sacra Sindona, guarda, è una cosa straordinaria. Comunque si può rubare.